con pensionati, con laureati, con gente normale. Se spariamo noi, che non succede qualche cosa. Io sto cercando di calmare gli anni, giro, sono tutti incazzati come delle bestie. Signori, questa nazione qua non c'è più lo Stato. Io voglio rimettere lo Stato come era. Se quest'uomo prima di andare via a fare questo disastro si fosse rivolto, parlo al Presidente del Consiglio, ex, si fosse rivolto alla gente, ai comitati, ai movimenti, non ai partiti, lui non era un politico. Se avesse detto, signori, dobbiamo affrontare 10 anni di casino, 10 anni di sacrifici, ma lo faremo insieme, nessuno deve rimanere indietro. Ma non puoi affrontare una crisi prendendo l'IMU, i pensionati e la cassa integrante chiedendo la piccola media azienda. Ma stiamo scherzando, ma noi abbiamo, non abbiamo più niente, ci siamo giocati la siderurgia, l'acciaio, la chimica, la telematica, ci siamo giocati tutto, porca puttana, tutto sfaldato, Leni, con la CIG Morgan, con la Morgan e Stanley, hanno disintegrato una società che è importantissima nel mondo, non c'è più niente, ente nazionale idrocarburi, non è niente, non è ente, non è nazionale, non è più niente, e il 70% delle leggi dei fondi americani, chi è che fa la politica energetica in questo caso del paese? Allora io voglio riportare lo Stato a fare lo Stato si deve riprendere le concessioni che ha regalato, le concessioni dell'autostrada che fanno guadagnare un miliardo e tre di euro, che li prendiamo noi, perché l'autostrada la fate mio padre e tuo padre, con le concessioni delle leggi, con un piano, un sogno, ho bisogno di un sogno, ho bisogno di una visione che vada a 20 anni, voglio qualcuno che mi dica come avrà l'elettricità a mio nipote, tra 20 anni come si muoverà mio nipote, cosa verrà, cosa mangerà mio nipote, loro non hanno bisogno di un minuto e mezzo, sono vecchi, passati, sono morti, sono già storia, io voglio una visione, siamo costretti, non so, io sono un comico, io voglio tornare a fare il comico. Io ho bisogno però di dirvi che dobbiamo pensare in altre cose, in più la crescita. Allora il debito si compensa con la crescita, ma è la crescita che ci ha messo in braghe di terra. È più frigorifero, più automobili, più televisione, più caldaio, anche più lampadine, ma sono scemi. È questo che ci ha messo in ginocchio. È questo che ci ha messo in ginocchio. Io non ho bisogno di lampadine, ho bisogno di luce, io non ho bisogno di una caldaia, ho bisogno di caldo in casa, io non ho bisogno di muovermi con l'automobile, ho bisogno di muovermi in un altro modo, magari con la vostra casa di metropolitana quando la finirete, oppure ho bisogno di altre cose pubbliche, ho bisogno di altre cose. Voglio una legge di 2 righe che dica entro il 2050, partendo adesso, tutta l'energia di questo paese sarà fatta con energie rinnovabili, ma non con la schifezza che ha fatto in Puglia, che ha dato le energie rinnovabili alle multinazionali. Avete pannellato campi agricoli, avevamo sovvenzionato multinazionali, voi ci mettete il sole e i soldi se ne vanno dalla Puglia. Ma signori, l'eolico è pieno di eolico, giriamo Basilicata pieno di eolico, gira ma non è attaccata alla rete, perché in mano a Leni, perché fa il monopolio, e allora che cosa succede di giorno? E magari c'è il vento, c'è molta corrente e le fabbriche succedono quella lì, e loro devono spegnere le loro centrali a carbone, olio combustibile, che è il loro vero business. E allora cosa fanno? Non spengono il carbone o l'olio combustibile, spengono il futuro. Io voglio liberarmi di questa gente. Dobbiamo cominciare adesso, dateci l'opportunità di andare a competere, perché se facciamo tanto di passare questo momento con la brevità del tempo e tutto, vi garantisco che metteremo dentro delle persone straordinarie, con un elemento, siamo in guerra, ma non pensate che 100 del movimento possono cambiare se non partecipate anche voi, saranno sentinelle, apriranno il Parlamento come quei pochi che abbiamo messo nei comuni, hanno aperto il comune, perché di Pizzarotti, sindaco di Parma, non ne parla più nessuno, perché ha vinto come il parmense più elogiato, più premiato, ma gli ha dato il premio i cittadini, perché ha aperto il comune,
e allora via online dai servizi. Chi non ha il computer lui esce con gli assessori, va quartiere per quartiere, ditelo a Emiliano, va quartiere per quartiere, chiama i cittadini, gli dà una penna e un biglietto di carta e dice tu cosa faresti per il tuo quartiere, e magari a 1000 pareti 900 sono cazzate, ma 100 sono idee straordinarie che lui mette dentro senza spendere una linea di consulenza del cazzo. Abbiamo intelligenze da tutto il mondo che ci danno la mano. Ecco perché quando apriranno il Parlamento finirà tutto. Perché il ladro, se tu lo rendi visibile, non ruba più. Allora noi siamo, scompare, noi siamo l'unico movimento politico che ha già firmato un documento. Se noi entrassimo in Parlamento adesso con questa percentuale avremo diritto a 100 parlamentari, 90, 100, e avremo diritto, pensa, diritto lo chiamo, a prenderci dei soldi pubblici detti in borsa elettorale per 1.100 milioni di euro. Abbiamo già affermato che non li prendiamo, non è nella nostra filosofia, e vogliamo non perché siamo più buoni o populisti, vogliamo che ci servano in queste cose. Noi apriamo la pista, vogliamo vedere quale sarà il partito che ci seguirà. I ragazzi che sono entrati in 15 all'assemblea regionale della Sicilia, dove un consigliere regionale prende 20.000 euro al mese, la prima cosa che hanno fatto quello che hanno detto nelle campagne elettorali, c'ero anch'io, hanno detto invece di 20.000 euro al mese ne prendiamo 2.500, l'hanno fatto e la differenza l'ha data indietro alla regione. Il vicepresidente dell'assemblea, un insegnante di teatro meraviglioso, aveva diritto oltre allo stipendio a 3.200 euro di rimborsi così, forfettari, minchia, prende, minchia. Lui ha detto non ne ho bisogno, aveva l'autobrucco, l'autista, ha detto ho la mia macchina, questi sono i nuovi persone che dobbiamo mettere là dentro. Sono tre fatti, è già cronaca. Però se pensate di guardarmi così e dire vai, spacca tutto, grido, vai, spacca, e tu stai a vedere, non buttarci. Dovete entrare in gioco, io mi sono messo in gioco. Il lavoro. Noi dobbiamo creare una rete di emergenza. Noi dobbiamo fare, prendere i soldi dove ci sono. Non dei pensionati della categoria più bassa. Andiamo a prendere la Presidente della Repubblica che costa 240 milioni di euro. Allora, a prima serata, ho scudito. Non riesce neanche a entrarci. A 18 giardinieri. Abbiamo una Banca d'Italia che non stampa più neanche moneta e controlla. Cosa controlla? La Monte dei Paschi di Siena. Se l'avesse controllato non avrebbero rubato 7 miliardi ai cittadini, che noi non riusciamo a guadagnare le 4 per farla sopravvivere. Hanno comprato una banca, hanno venduto a 10, 6 mesi dopo l'hanno venduta a 4, mancano 6 miliardi. Chi se l'è presi? C'è dentro il PD, c'è dentro un po' di cose. Chi se l'è presi? Non lo so. Presumo. Si presume. Allora, dobbiamo prenderli da lì, via vitalizi, via i rimborsi elettorali da 1,5 miliardi a tutti i partiti, via il doppio incarico, il triplo incarico, via le pensioni dopo 35 mesi, via queste robe qua, via, accorpare i comuni sono i 5.000 abitanti, c'è la legge, togliere le province, hanno tanto casino che sono rimaste lì, perché ce l'hanno metà dentro, noi alle elezioni provinciali non si è presentato nessuno, perché noi le vogliamo e poi abolirle dopo, ma è pazzesco. Allora prendiamo e con questi soldi facciamo come Olanda ha fatto una cosa meravigliosa, ne hanno fatto delle cazzate, non lo so, ma ha fatto una cosa meravigliosa, ha fatto una banca nazionale di Stato, primo, una banca di Stato dove lui si è andato come presidente onorario e ha preso i soldi dalla politica, ci ha messo 20 miliardi di euro dentro e fa finanziamento, microfinanziamento agevolato per la piccola media impresa. No, non le fanno fallire, quasi fanno fallire, ma è pazzesco, quasi, ma in Francia se dimostri che non hai parlato con le
pressione fiscale del 68%, 68%, ma come cazzo fai? E la gente chiude per credito, non per debito, perché lo Stato deve al piccolo livello di impresa 100 miliardi di euro che non li dà e li fa fallire. Hai capito come funziona qui? E poi dobbiamo fare una legge di emergenza immediatamente, il lavoro, e lo come tu lo dici del lavoro? E qual è il tuo programma del lavoro? Il lavoro è diventata una parola terribile, dove si nasconde qualsiasi cosa. Il lavoro, quale lavoro? Che tipo di lavoro? Qual è la retribuzione del mio lavoro? Fare i minatori nelle minette succi, nel carbone a 1000 metri in profondità è lavoro? Qual è il lavoro? Andare in un call center con due lauree, un master, a guadagnare 400 euro intanto quale lavoro verrà? E questo è il lavoro. Io non voglio che i miei figli devono lasciare questo paese o quanto i miei lavori per cui saranno frustrati tutta la vita. Facciamo un reddito di cittadinanza, un reddito di cittadinanza per due anni, porca puttana. Dove li prendiamo i soldi? Sei demagogo, demagogo. Dove li prendiamo? Te lo dico io, con una circolare. Ci sono 110 milioni, 110 mila persone. Non fa, sono quelli che ribadiscono, sembrano contestatori, nascono queste persone adesso. Vieni persone che gridano e dici, cazzo, cosa c'è da dire? Ti contesta? No, ribadisce. Bravo! Come li prendiamo? Una circolare. Abbiamo 110.000 persone in Italia che percepiscono una pensione da 10.000 euro a 90.000 euro al mese. Chiediamo, signori, siamo in emergenza. Per 5 anni, abbiate pazienza. Io se fossi stato presidente del Consiglio avrei detto così. Mettiamo un tetto da 4.000 euro, state bene lo stesso, e ci prendiamo 7 miliardi con cui fare il reddito di cittadinanza. Non deve morire nessuno. Qui si muore cercando lavoro, si muore per il lavoro, si muore durante il lavoro. Che cazzo è diventato sto lavoro? Io devo avere 2 anni di tempo, come in Olanda, in Svezia, 2 anni di tempo per cercarmi, ma gli uffici di collocamento li ci siamo noi cittadini, non questi politici qua. Io non vi dico il mio programma, io sono un programma, loro sono un programma, noi nasciamo da un programma e ci dicono che non ce l'abbiamo, stanno a volte non sarei molto attento. Molto attento. Allora ti dico due cose solo. Io voglio dare una, innanzitutto dobbiamo fare una cosa, per fare una nuova rinascimento, avere una nuova idea, bisogna mandare a casa tutti, via tutti. Ma prima di andare via tutti dobbiamo fare una cosa, una piccola verifica fiscale, come ci hanno fatto allora, di quando sono entrati, che patrimonio avevano, quanto hanno guadagnato e il patrimonio quando stanno per uscire. È un software che lo stiamo preparando con i finanzieri. Se ci saranno degli scompensi la magistratura interverrà e tutti i soldi che hanno portato via i cittadini torneranno come la proprietà del mafioso. E mi vengo da solo le cose. Allora, siete meravigliosi, siete meravigliosi. Voglio salutarvi di nuovo. Non si fa così, non si applaude, sono solo, che cazzo fa? Si fa così, fate tutti così. Siamo solidari a loro, fate così, perfetto. Grazie di essere di venire sempre alle mie cose, grazie. Allora no! Allora io vi dico questo, vi dico che se io perché mi sono messo a fare questo? Il lavoro. Io probabilmente tornerò a fare le mie tournée perché è giusto che inizio a fare quello. Però ho deciso, nella mia vita potevo farne in casa, nella mia villa, avevo guardato bene, ho 41 anni di lavoro, sono in pensione, mi avete fatto star benissimo. Potevo starmi lì a vedere i miei figli in Australia, dato che adesso se ne va in Canada. Potevo stare lì con mia moglie e i figli più piccoli e dire andate via al paese di merda e invecchiare con le pantofole nell'orto come un vecchio pensionato di 65 anni, ma non me la sono sentita. Allora ho aperto il cancello e ho detto andate a fanculo tutti e mi sono messo così un po' a disposizione degli altri. Ecco, allora io vi do questo consiglio, una parte del lavoro che sia retribuita perché è giusto che il lavoro venga retribuito, ma una parte del lavoro mio, di tutti, deve essere fatto per gli altri come sto facendo io, tutti insieme, e allora
Si ruba anche in un altro modo. Nei supermercati una volta rubavano, adesso non rubano più nei supermercati. Mangiano direttamente quel pezzo di plastica dentro, il formaggio lo lasciano lì. Vanno a rubare negli orti. Abbiamo bisogno che non rimanga indietro nessuno, siamo in emergenza. È questo che vi chiedo. Il Movimento 5 Stelle è questo. O vi mettete in gioco rischiando un po' del vostro, perché quando parla del Movimento 5 Stelle nei comuni, nei servizi pubblici, dentro dove ci sono i partiti, ti tagliano fuori, ti guardano male, ti fanno delle telefonate strane. Mettetevi in gioco, se avete questo coraggio, siete nel Movimento, se no votate l'Udici. Allora, quelli che sono in lista per questa, abbiamo un po' di problemi, ci siamo trovati in modo veloce, in modo troppo veloce, a fare liste, ci sono vari meetup, ci sono, qui ci sono il meetup Amici di Grillo, poi c'è il meetup Amicissimi di Grillo, poi c'è un altro meetup Grillo come lo conosco io, non lo conosco nessuno. Cominciamo a avere qualche divisione, ma è normale, l'animo umano non lo cambia nel Movimento, né nessuno. Allora vedremo chi sarà, ma però le persone ve le andate a vedere, ve le andate a vedere che quelle che saranno le prossime, se saranno votate in Parlamento, sono della nostra città, sono di Molfetta, sono di Trapani, sono di Taranto, scusate, non Taranto, di Taranto, arrivo da Taranto, ho trovato una realtà. Non ci sono parole, io non ho neanche parlato tanto, ho fatto un po' di così e poi ho fatto parlare alla gente, alle mamme, alle donne, quelle con i figli, con i tumori, con le cose. E questa è proprio è la sconfitta di tutto, la sconfitta del capitale, la sconfitta dell'imprenditoria, della politica. 20 anni si è andata avanti così, si sono nascosti tutti, hanno nascosto tutti i risultati, tutti pagati, contropagati, l'informazione che non ha detto niente. E questo è il nostro dramma, non è neanche la casta, della politica, perché lo sai che sono dei ladroni, ma peggio di loro ci sono i giornalisti che li hanno tenuto bando per tutti questi anni, hanno tenuto bando, ero lì ad andare in giro per il palazzetto a dire che la Parma era fallita, di non comprare le azioni 2 anni prima che fallisse, ma non è che sapevo delle cose, io le potevo dire perché ero un uomo libero e sono un uomo libero e le dicevo solo. E lì è lo stesso, che la gente moriva, le diossine, le tegole, il tumore ai bambini, si sa, poi prendono gli specialisti e dicono, ma come fai a capire che è l'acciaieria e non il petrolchimico, si comprano università e si comprano scienziati, l'hanno sempre fatto, la nicotina faceva bene, il DDT era una meraviglia, il piombo della benzina tanto ti faceva venire l'appetito, li hanno sempre trovati questi cialtroni. Adesso è il momento, diciamo, io voglio dare degli strumenti a voi. E io dico che la soluzione non c'è, la soluzione sarà prima prendere l'IVA e prendersi tutti i soldi che ha guadagnato 2 miliardi all'anno per 8 anni, metterli sul conto e fare tesoretti, riparare tutto, dare i danni che hai fatto, mettere a norma tutto, dopodiché se fa l'acciaio o non fa l'acciaio, lo deve decidere la città di Taranto, la città di Taranto con un referendum, propositivo senza quorum che metteremo nella Costituzione. Me ne vado dicendo un'altra cosa, 15 giorni fa volevano fare un inceneritore, che lo chiamano adesso sui termini, pirogassificatore. E allora che cos'è? È un inceneritore? No, è un pirogassificatore. È un inceneritore che faceva nel centro della Val d'Aosta, lo faceva una società, una finanziaria lussemburghese col project finance, prendono i soldi dalla bolletta del 7% per le energie rinnovabili, le banche davano i nostri soldi tenendosi le provvigioni, era tutto sistemato. Dovevano bruciare 70.000 tonnellate di rifiuti, la Val d'Aosta ne fa 20-25.000, avrebbero bruciato rifiuti da tutta Italia in mezzo alla Val d'Aosta. Allora noi abbiamo i comitati, i cittadini, non io sono andato all'ultimo a dare una mano, ma i comitati, i cittadini sono andati casa per casa a informare, perché lì c'è una cosa, la Val d'Aosta era statuto speciale, hanno il referendum propositivi, solo che hanno un quorum del 45%. Bene, non è mai passato un referendum col
45% di porco. Sono andato io l'ultima sera, abbiamo riempito la piazza, abbiamo fatto grazie a Igor di Frankenstein 1, abbiamo fatto lo swing. Salvo, Salvo è straordinario, fa mille streaming. Quanti siamo collegati? 1720. Ecco, siamo, la piazza ci saranno 2000 persone, più altre 2000 in streaming. Lui ha fatto le streaming in quella piazza di Val d'Aosta, ha preso 30.000 persone, ci mettate la un terzo della popolazione di Val d'Aosta, e abbiamo detto le cose. Prima abbiamo informato e poi abbiamo detto. Il giorno dopo si votava, i valdostani sono andati a votare, hanno superato di 10 punti il quorum del 45% e il 95% dei valdostani hanno detto di no all'inceneritore. Abbiamo fatto risparmiare il debito di 300 milioni di euro. Adesso fanno il trattamento a freddo, fanno la raccolta differenziata, che è il futuro, porca puttana. E qui siamo al 22. Allora quando la gente può decidere, decide, non siamo tutti coglioni. Allora voglio mettere nella Costituzione, interpreta la Costituzione magnifica del TC1, quale magnifica? Calandrei, Calandrei, quello che l'ha scritta, ha detto, la chiamava l'incompiuta, perché è incompiuta? Manca, quanti attivano che protegga i cittadini, perché è stata fatta per proteggere due partiti, il PC e la DC, ma non c'è un sistema per proteggere i cittadini. Andate via, rimanete tutti qui, ascoltate i candidati. Buonasera, parlare dopo me è sempre difficilissimo. Io sono Giuseppe Armadio, ho 27 anni, io sono di Polinia da Mare, qui a 30 km da Mare. Io sono uno dei 60 candidati in Puglia, sono laureato in informatica e è stato bellissimo vedere tutta questa gente qui, eccezionale. E vi devo dire una cosa, la votazione online dei candidati è stata la prima e unica nella storia, e quando ho votato, ho dato le mie tre preferenze, mi sono emozionato perché è stato qualcosa di eccezionale e bellissimo. Il movimento siamo tutti noi, siamo i cittadini che ci dobbiamo riprendere questa istituzione, dobbiamo cacciarli via e mandarli fuori, abbiamo noi le idee e noi le dobbiamo attuare. È qualcosa di straordinario il movimento, per sentire l'energia che c'è della gente, di tutti voi che venite, siete presenti, però dobbiamo partecipare tutti. Noi, se riusciremo ad entrare, spero dobbiamo entrare in Parlamento, se vogliamo realmente cambiare qualcosa, saremo solo dei portavoce, porteremo lì le istanze che verranno da tutti voi, dai cittadini. Voi dovete dire quello che dobbiamo portare. Noi cercheremo di rendere il Parlamento, lo Stato, qualcosa di trasparente, metteremo fuori tutti gli atti, saremo sempre in comunicazione con voi, diremo cosa verrà. Questo devono fare i parlamentari e non occuparsi in vitalizia, aspettare i 5 anni lì solo per occuparsi in vitalizia per tutta la vita. Io non voglio rubare altro tempo. Non risponde, che è un passo. Sì, buonasera, allora io sono Leo Ciampolino, sono di Bari, sono impiegato, faccio il tecnico telecom.
Allora, sono 6 anni, era il 2006 che ho conosciuto il blog di Peppe, ho cominciato a chiamare un po' di amici, ci siamo messi in rete, abbiamo formato un gruppo qui a Bari, facciamo le battaglie, ci impegniamo sulla raccolta differenziata, abbiamo diffidato il comune di Bari, noi abbiamo la differenziata al minimo storico che è il 20%, la legge prevede il 65%, e abbiamo chiesto quindi all'amministrazione comunale di impegnarsi su questo. Abbiamo un acquedotto pugliese, qui abbiamo firmato, tutti quanti noi abbiamo firmato un referendum perché l'acqua sia pubblica, sia nella gestione che nella proprietà, e oggi l'acquedotto pugliese è ancora una SPA. Questa è una vergogna, perché quando l'acqua è nelle mani di un privato si quota in borsa e i cittadini sono tagliati fuori. Allora io sono qui ogni giorno da 6 anni a combattere con un gruppo di amici che voglio ringraziare, ma la cosa più importante è che io voglio invitare a tutti quanti voi, venite a trovarci su internet, su bari5stelle.it, perché la cosa più importante, a noi non serve il voto, a noi serve la partecipazione di tutti. Il Movimento 5 Stelle è uno strumento che deve essere stato creato perché i cittadini debbano tornare ad auto-organizzarsi, via i politici di professione, cittadini a tempo determinato in politica, un mandato, 2 mandati e poi a casa. Grazie a tutti, ripasso la parola a Peppe, candidato al Senato. Ciao ragazzi, bene, io vi lascio, adesso potete andare, io devo andare ancora a Molfetta, se non vedo Molfetta non sono tranquillo, quindi vado là e voi capisco cosa pensate, non sono professionisti della politica, non sanno truccare un bilancio, non sanno dare gli appalti ai loro amici, no, perché quando devi mettere tutto in rete non puoi rubare, quando quei documenti, le fatture devi mettere lì, chiunque li vuole controllare. A parte questo, io capisco che è un salto del buio, con il Movimento 5 Stelle in Parlamento sarà una cosa bellissima, ma sarà un salto del buio. Ma meglio un salto nel buio che un suicidio assistito con questi qua. Grazie a tutti, buon Natale, auguri di cuore, in maglia che vada da fanculo e noi verso una nuova avventura. Grazie. Ciao, grazie. Sigla, adesso che ci vuole la sigla. Come no? Nicola Dal Ruvo, giusto? Ciao. Salvo, grande. Ciao. Aspetta un attimo adesso, allontaniamoci un attimo. Ciao, grazie. Ti posso mandare un attimo in diretta? Ciao. Allora, ho incontrato questo mio amico che poi, se seguite la TV 5 Stelle, avete visto, era uno degli ospiti sulla puntata sull'economia e sull'euro. Ricordate? Enzo Garofalo da Bari. Siamo a Bari, saluto. Ecco Enzo. Saluto, ciao ragazzi. Bene, allora adesso io chiudo la diretta, così posso salutare con calma, cioè con calma no perché dobbiamo scappare, insomma posso salutare Enzo. Ci vediamo a Molfetta, quanto ci vuole per arrivare a Molfetta? Mezz'ora? No, una ventina di minuti. Perfetto, fra 20 minuti è Molfetta, chiudo per il momento, a dopo, ciao. Ciao.